Io inizierei. Va bene. Allora, ci sarà qualche ritardatario, lo ammetterò io, non c'è problema. Io sono Mauro Cattaneo, buongiorno a tutti, compagnia delle opere. Allora, grazie di questa partecipazione. Ci aiuterà il dottor Emanuele Passera dello studio Perrotta e Partners a entrare nel merito del decreto sostegni, in particolare sui contributi a fondo perduto. Diamoci un'ora di lavoro, evidentemente domande, se riusciamo le facciamo evidentemente alla fine, sperando di soddisfare tutti. Se non fosse, comunque registriamo questo appuntamento, manderemo anche le slide e poi ci sarà modo di poter comunicare attraverso il dottore tramite noi o direttamente dalla sua mail. Per cui non vi preoccupate, qualsiasi cosa la recuperiamo in seguito. Io inizierei, ringrazio Emanuele di questa cosa e auguro a tutti buon lavoro. Perfetto, grazie Mauro della presentazione. Io sono Emanuele Passera, partner di Studio Perotta, studio di commercialisti che ha sede a Milano. Siamo associati da anni con CDO e aiutiamo gli associati evidentemente in tematiche di tipo fiscale, societario e contabile. Oggi parleremo del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni. Ora, come sapete, il decreto sostegni è stato varato il 23 marzo scorso dal nuovo governo ed era un decreto su cui c'erano diverse aspettative, in quanto dopo, diciamo, i decreti del primo lockdown, in cui erano già stati previsti dei contributi a fondo perduto, da più parti si era richiesto di rinnovare una nuova forma di sovvenzione di aiuto per gli imprenditori, ma era stato anche richiesto di allargare la platea dei soggetti destinatari di questi contributi. Come vedremo in questa presentazione, in parte questo è stato accolto perché comunque è stato molto semplificato, diciamo, l'ambito di applicazione del contributo. Però, d'altro canto, diciamo, come era normale che fosse, per certe tipologie di soggetti, gli ammontari di queste sovvenzioni ovviamente non vanno totalmente a soddisfare a quelle che erano le richieste di aiuti economici da parte degli imprenditori. Quindi, diciamo, lo schema della presentazione di oggi sarà: dopo un inquadramento generale del contributo, andremo a vedere i requisiti per poter accedere a tale contributo. Vedremo come si andrà a calcolarlo nella pratica, le modalità di richiesta e gli esiti delle istanze con cui si richiedono questi contributi. Al termine della presentazione, vi farò vedere alcuni esempi numerici che ovviamente vi faranno capire in maniera più immediata come si arriva alla determinazione del contributo. Ora, come dicevo, il contributo a fondo perduto evidentemente è una sovvenzione riconosciuta a tutti coloro che sono stati danneggiati dall'emergenza da coronavirus. Come dicevo precedentemente, era stata richiesta questo tipo di sovvenzione, ampliando però la platea dei soggetti che potevano beneficiarne. Questo in quanto, come ricorderete, nei decreti varati durante il primo lockdown dell'anno scorso, i contributi che sono stati introdotti spesso facevano riferimento ai soggetti che potevano usufruirne, andando a indicare anche puntualmente i codici Ateco che questi soggetti dovevano aver dichiarato per poter accedere a questo contributo. Questo è stato un criterio da più parti, che è stato da più parti, come dire, criticato, in quanto individuare esattamente un'attività economica in base al codice Ateco per cercare di capire chi ha più sofferto della chiusura da pandemia rispetto ad altri, non è certo un criterio che si possa essere sempre corretto, in quanto molti si sono resi conto che magari il codice Ateco dichiarato a suo tempo in Camera di Commercio non rifletteva esattamente la propria attività e quindi alcuni soggetti sono stati esclusi dai primi contributi del primo lockdown. In questo senso il riferimento ai codici Ateco è stato totalmente eliminato, quindi in generale
il contributo a fondo perduto del decreto sostegni potrà essere riconosciuti a tutti i titolari di attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, indipendentemente dal codice Ateco dichiarato in Camera di Commercio. Dopodiché, ovviamente, ci sono determinati requisiti, che adesso andremo a vedere, che devono essere soddisfatti per poter fare questo tipo di richiesta. Il decreto sostegni è entrato in vigore lo scorso 23 marzo. L'Agenzia delle Entrate, c'è da dire, molto prontamente, molto velocemente, ha pubblicato nei giorni successivi il provvedimento con cui sono stati emanati il modello e le istruzioni per far fare richiesta di questo contributo, e ha anche pubblicato l'Agenzia una guida consultabile da tutti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove vengono illustrate le caratteristiche principali della sovvenzione. Ora, chi spetta quindi il contributo a fondo perduto? Come dicevo prima, spetta a tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che svolgono alternativamente attività di impresa oppure attività di lavoro autonomo oppure sono titolari di reddito agrario. Già da questa prima indicazione risulta evidente che non c'è nessuna distinzione di codice Ateco, rientrano tutti i titolari di partita IVA e in particolare anche i lavoratori autonomi che appartengono a ordini professionali che, come sapete, nei primi contributi a fondo perduto erano totalmente esclusi. Quindi un'ampia platea di soggetti potranno beneficiare di questa sovvenzione. Detto ciò, quali sono i requisiti per poter richiedere questo contributo? Sono essenzialmente due. Il primo requisito è quello di aver conseguito nell'anno 2019, ipotizzando che l'anno d'imposta del contribuente è solare, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Quindi tutti i soggetti con ricavi e compensi inferiori a questa soglia di 10 milioni di euro possono potenzialmente richiedere questo contributo. Questo è un requisito che vale per qualunque soggetto titolare di partita IVA. E poi andremo a analizzarlo comunque come si arriva a verificare questo primo requisito. Il secondo requisito invece in realtà è duplice, prevede che posto che i ricavi e compensi devono essere inferiori a 10 milioni di euro, i soggetti che rientrano in questa fascia devono aver avuto un decremento della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 almeno pari al 30%. Questo, come vedremo, riguarda tutti i soggetti che avevano una partita IVA attiva, un'attività diciamo in corso antecedentemente al 1 gennaio 2019. Quindi questa riduzione di fatturato del 30% deve essere rispettata da tutti questi soggetti. Cosa che invece non vale, come vedremo più avanti, per i soggetti neocostituiti, in quanto questo contributo vale anche per coloro che hanno aperto la partita IVA dopo il 1 gennaio 2019. Come vedremo più avanti, nello specifico, in questo senso anche l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un paio di giorni fa un provvedimento che ha modificato il precedente provvedimento che aveva emesso per allargare il più possibile la platea di questi soggetti neocostituiti che possono beneficiare di questo contributo. Perché, come andremo a vedere anche negli esempi numerici, i soggetti neocostituiti non sono tenuti ad aver avuto questo decremento del 30% di fatturato medio mensile tra 2020 e 2019. Ci sono però alcuni soggetti che sono esclusi a priori dal contributo. E quali sono? Sono innanzitutto i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23 marzo 2021, cioè la data in cui è entrato in vigore il decreto sostegno. Evidentemente qui ci sono delle eccezioni, come per esempio il caso di eredi che hanno attivato la partita IVA successivamente alla data del 23 marzo, in quanto hanno proseguito l'attività ereditata dal De Cuius. Quindi coloro che sono neocostituiti successivamente a questa data non possono usufruire del contributo, e evidentemente questo per evitare certi abusi che potrebbero avvenire nelle richieste di questi contributi.
Sono esclusi dal contributo però anche i soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021, che è la data di entrata in vigore del decreto sostegno. Ecco, su questo punto sarebbe necessario un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare ministeriale, piuttosto che in sede di conversione del decreto sostegno, perché come vedete qui si parla di attività cessata, non di partita IVA chiusa. Ora questo potrebbe prestarsi ad alcune misunderstanding, in quanto potrebbe, come già successo, esserci casi in cui un titolare di partita IVA, una società, svolge più attività, ha più rami d'azienda e magari proprio a causa della pandemia ha dovuto chiudere alla data del 23 marzo un ramo di attività, ma ha proseguito con le altre attività che già svolgeva e quindi ha mantenuto in vita la partita IVA. Quindi questa causa di esclusione andrebbe meglio specificata, in quanto evidentemente ci possono essere casi in cui la partita IVA è sempre rimasta aperta, l'attività è sempre proseguita anche dopo il 23 marzo, ma altri soggetti potrebbero aver chiuso oppure aver, per esempio, fatto operazioni straordinarie tale per cui un ramo d'azienda è stato ceduto e quindi alla data del 23 marzo non è stata più svolta questa attività. Quindi questo è un punto che meriterà probabilmente una interpretazione più puntuale o una correzione in sede di conversione del decreto legge. Ci sono altre due grandi categorie di soggetti che non rientrano in coloro che possono beneficiare del contributo, che sono gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Questi sono i casi in cui a priori, diciamo, i soggetti titolari di partita IVA non possono richiedere il contributo a fondo perduto. Andiamo quindi un attimo a analizzare i requisiti per poter richiedere la sovvenzione. Come dicevamo, il primo requisito è quello di aver avuto nell'anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Ora qui bisogna fare attenzione al fatto che si parla di ricavi o compensi. Ciò significa che per gli esercenti di attività d'impresa evidentemente si dovrà riferire ai ricavi imputati per competenza nel periodo di imposta 2019, mentre per i titolari di lavoro autonomo bisogna fare riferimento ai compensi incassati questa volta nel periodo di imposta 2019. Come vedremo più avanti, poi l'Agenzia delle Entrate con la predisposizione della guida e delle istruzioni ministeriali aiuta a individuare dove andare a verificare questo primo requisito dei ricavi dei compensi. Ci possono però essere altri soggetti che, come vedremo, non hanno, dei ricavi, dei compensi da prendere riferimento. In questo caso si deve fare riferimento al volume di affari dichiarato nella dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2019. In particolare il campo è il V50, dove si può andare a vedere e verificare il volume d'affari realizzato in quel periodo d'imposta. Questi soggetti sono tipicamente i soggetti titolari di reddito agrario e le attività agricole connesse, come gli agriturismi, che possono essere svolti sotto forma di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali. Quindi in generale questi requisiti si possono andare a verificare andando a prendere le dichiarazioni dei redditi o le dichiarazioni IVA del periodo d'imposta 2019. Qui già c'è una prima precisazione da fare importante. Coloro che svolgono più attività con l'unica partita IVA, con l'unico soggetto IVA, naturalmente per verificare questo requisito non devono considerare il totale delle attività esercitate nel 2019. Quindi, stando a queste prime indicazioni, non è possibile dividere i ricavi, i compensi o il volume d'affari in base alle attività esercitate, ma bisogna considerare il valore complessivo per verificare il superamento o meno di questo limite. Quindi, come dicevamo, appunto, le persone fisiche, società semplici, gli enti non commerciali, tutte le attività agricole connesse verificheranno il limite del superamento meno di 10 milioni di euro nel campo V50 della dichiarazione IVA. Chi invece non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA considera l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.
Questo sostanzialmente è il primo requisito che deve essere obbligatoriamente verificato. Ecco, come vi dicevo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle istruzioni piuttosto puntuali in cui ciascun contribuente, secondo la tipologia di richiedente e il regime contabile barra fiscale adottato, può andare a verificare questo primo requisito. Quindi voi vedete in questa tabella che è stata fatta una distinzione tra persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali, quindi tutti coloro che possono usufruire del contributo, e a seconda del regime di contabilità ordinaria, semplificata, forfettaria, eccetera, che è stato adottato, si può andare a individuare il rigo della propria dichiarazione dei redditi in cui andare a verificare quanto dichiarato nel 2019. In questo modo non dovrebbero esservi problemi di eventuali, come dire, errori di interpretazione su qual è il dato da considerare ai fini del superamento o meno della soglia dei 10 milioni di euro. Tanto più che molti di questi soggetti sono anche spesso e volentieri assoggettati anche agli indicatori di affidabilità economica, gli ISA, e quindi il dato indicato spesso in questi righi deve quadrare, come dire, con altri, con lo stesso dato indicato per esempio negli ISA, e quindi potrebbero esserci casi in cui magari l'indicazione fatta in dichiarazione 2019 non sia corretta, ma per taluni soggetti, come sapete, le dichiarazioni dei redditi si fanno dei controlli prima della loro spedizione telematica, quindi se c'è una incongruenza tra i ricavi dichiarati in questi riti e i ricavi dichiarati in altre parti della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione non può essere spedita, quindi evidentemente per la maggior parte dei soggetti il dato sarà affidabile, quello dichiarato a suo tempo, non dovrà essere ulteriormente verificato. Cosa particolare, naturalmente, potete vedere che è stato previsto anche per le persone fisiche che sono il regime di forfettario, che è il regime previsto dalla legge 190 del 2014. Evidentemente si dovrà andare a prendere il quadro relativo al regime dei forfettari, così come il regime dei minimi, questo decreto legge 98 del 2011. L'importo dei ricavi andrà preso nel rigo corrispondente a questi regimi più particolari. Ora, superato questo limite, questo primo requisito, bisogna però verificare il secondo requisito, che è quello del decremento del fatturato. Ora, come dicevamo, in generale per i soggetti che hanno un'attività che era già aperta prima del 1 gennaio 2019, bisogna verificare se c'è stata una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nell'anno 2019. Questo è un vincolo necessario, un requisito assolutamente necessario per tutti questi soggetti. Quindi se la riduzione fosse anche di poco inferiore, il contributo non spetta per i soggetti già in attività al 1 gennaio 2019. Naturalmente, per arrivare alla determinazione, come vedremo poi dopo più nello specifico, bisogna determinare l'ammontare complessivo del fatturato in ciascuno dei due periodi di imposta considerati 2019 e 2020. Dopodiché l'attività essendo sempre stata in corso, bisogna dividere questi ammontari complessivi di fatturato per i 12 mesi di esercizio di ciascuno dei due esercizi 2019 e 2020. Per verificare però quali sono le fatture attive che concorrono a formare di fatturato, naturalmente bisogna scegliere dei criteri di competenza ben precisi, nel senso che qui, attenzione, rispetto ai ricavi e compensi del primo requisito di 10 milioni, che faceva riferimento ai ricavi e compensi evidentemente soggetti a imposte dirette, quindi ricavi si ragiona per competenza, mentre i compensi si ragiona per cassa. Qui si parla di fatturato, e fatturato vuol dire, si entra quindi nel mondo dell'IVA, quindi vuol dire si parla di fatture emesse, indipendentemente dalla competenza o dalla cassa. Quindi per verificare lo scostamento del 30%, per le fatture immediate vale la data di emissione della fattura. Per le fatture differite bisogna invece considerare la data del documento di trasporto, se si parla di cessione di beni, o dei documenti equipollenti, se si parla di prestazioni di
servizi. Quindi anche qui sicuramente potranno supportare magari le dichiarazioni IVA presentate nel 2019 e per il 2020, se è già stata presentata la dichiarazione IVA, già lì si potrà verificare il volume d'affari registrato nel 2020. Se non è stata presentata la dichiarazione IVA, evidentemente sul 2020 bisognerà magari verificare le liquidazioni periodiche IVA presentate. Perché dico questo? Perché naturalmente questi sono i dati che ha in mano l'Agenzia delle Entrate, quindi questa verifica dello scostamento di fatturati, naturalmente l'Agenzia delle Entrate potrà verificarlo andando a vedere cosa è stato dichiarato nella dichiarazione IVA nel 2019 e quanto è stato dichiarato nel 2020. E come vedremo più avanti, per i soggetti neocostituiti, anche in quel caso si andrà a calcolare un fatturato medio mensile per il 2019-2020, però in quel caso i mesi da prendere a riferimento non saranno 12 mesi dell'anno, ma saranno i mesi a partire da quello successivo dell'apertura di partita IVA. Comunque poi con gli esempi numerici capiremo meglio questo concetto. Quindi parlavamo appunto di questo secondo requisito della riduzione del calo di fatturato del 30%. Ecco, bisogna prestare attenzione però naturalmente a cosa si intende per fatturato, nel senso che, come ne sappiamo, noi per fatturato, inteso come fatturato risultante la dichiarazione IVA, solitamente si intendono tutte le operazioni attive emesse al netto della cessione dei beni strumentali. Ora invece l'Agenzia ha precisato che nel fatturato 2019-2020 da prendere in considerazione per il conteggio della media mensile vanno considerate non solo tutte le fatture attive, immediate, differite al netto dell'IVA e le note di variazione, ma anche le cessioni di beni ammortizzabili. Quindi in questo caso, quando si andrà a conteggiare la media mensile, fate attenzione a prendere in considerazione anche le cessioni di beni ammortizzabili, che generalmente sono scomputate dal volume d'affari della dichiarazione IVA, anzi che devono essere scomputate dal volume d'affari della dichiarazione IVA. In questo conteggio le cessioni di beni ammortizzabili rilevano al fine del conteggio del fatturato complessivo dell'anno. Ci sono poi alcune casistiche particolari dove il legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno fatto delle precisazioni per venire incontro al contribuente. In particolare, per i commercianti al dettaglio, costoro devono considerare l'importo totale dei corrispettivi al netto dell'IVA, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente, sia per quelli soggetti a notazione. Nel caso però questo risultasse difficoltoso, considerato il numero elevato di transazioni registrate da parte dei commercianti al dettaglio, il legislatore ha ammesso che i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine per coloro che vendono beni usati oppure le agenzie di viaggio, in tal caso è possibile considerare gli importi del fatturato al lordo dell'IVA, quindi senza stare a scorporare l'IVA da questi importi. Tale regola però, il fatto di considerare gli importi al lordo dell'IVA, deve essere considerata sia con riferimento al periodo 2019 sia con riferimento al periodo 2020. Quindi questi commercianti al dettaglio calcoleranno i fatturati senza scorporare l'IVA delle corrispettive registrate. In maniera, se vogliamo, similare, anche coloro che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come potrebbero essere il commercio di tabacchi, giornali, eccetera, devono considerare gli importi da conteggiare per determinare il fatturato complessivo, devono considerare anche gli aggi soggetti a cui sono soggetti tali operazioni, sia per il 2019 che il 2020. Quindi diciamo che in generale, per poter fare per poter verificare lo scostamento del 30%, deve essere calcolato in maniera omogenea la media sui due anni. Quindi se si rientra in una casistica per cui si possono prendere gli importi al lordo dell'IVA, allora ha senso. Naturalmente deve essere fatto in maniera omogenea questo tipo di considerazione sia sul 2019 che sul 2020. E la stessa cosa per quanto riguarda gli ACI. Quindi su entrambi gli esercizi andranno considerati. Quindi vediamo come
si calcola poi la media mensile una volta che si è determinato il fatturato complessivo del 2019 e il 2020. Naturalmente la media mensile è una media semplice, cioè è un rapporto tra il fatturato complessivo determinato e il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attivata. Naturalmente i soggetti, come ho detto, ma quello vedremo più avanti, neocostituiti, anche loro saranno tenuti a determinare una media mensile senza però considerare il mese in cui la partita IVA è stata aperta. Ora, questo è uno schema che vedete qui sotto, anche questo reso pubblico dall'agenzia, in cui si fanno tutte le casistiche possibili in base a quando la partita IVA è stata attivata. Ora, la situazione magari più diffusa sarà quella di attività già in corso al 31 dicembre 2018. In questo caso semplicemente si prenderà il fatturato complessivo dal 1 gennaio al 31 dicembre, sia del 2019 sia del 2020, e questi due fatturati complessivi andranno divisi per 12. In questo modo si otterranno le due medie mensili da confrontare per verificare lo scostamento del 30%. Come dicevamo, però, il contributo spetta anche ai soggetti neocostituiti. Quindi, ipotizzando che un soggetto abbia attivato la partita IVA nel corso del 2019, allora, come abbiamo già detto, le operazioni che andranno considerate ai fini della determinazione del fatturato complessivo saranno quelle che partono dal mese successivo all'apertura della partita IVA. In questo senso, il denominatore di questa frazione per il conteggio della media mensile del 2019 considererà i mesi solo a partire da quello successivo all'attivazione della partita IVA. 2020 invece l'attività sarà stata evidentemente sempre aperta, quindi si farà semplicemente il rapporto tra il fatturato complessivo del 2020 e i 12 mesi. Potremmo però avere anche soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2020. Quindi nel 2019 la società non era ancora esistente, quindi non avremo nessun fatturato da complessiva, non dovremo considerarne ovviamente neanche un numero di mesi. Ci sarà evidentemente una media mensile da conteggiare nel 2020, che però non influisce, come vedremo. Anche in questo caso il fatturato complessivo del 2020 partirà dal mese successivo all'attivazione della partita IVA, fino al 31 dicembre. E i mesi da considerare per trovare questa media mensile partiranno anche questi, saranno un numero di mesi che partono da quello successivo all'attivazione della partita IVA. Infine, come abbiamo detto, uno dei requisiti per cui si può accedere ai contributi a fondo perduto del decreto sostegno è quello di aver avuto una partita IVA, di avere una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto per il 23 marzo. Quindi potrebbero esserci soggetti che hanno aperto la partita IVA nel 2021, nell'arco temporale tra il 1 gennaio e il 23 marzo 2021. In questo caso, né nel 2019 né nel 2020, ci saranno dei fatturati da considerare e dei mesi da considerare. Quindi sarà tutto a zero e, come vedremo, a questi soggetti spetta comunque il contributo. Ora, come si determina il contributo? Abbiamo visto come calcolare il fatturato, come calcolare la media. A questo punto bisognerà considerare una percentuale da applicare allo scostamento tra la media mensile di fatturato dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto alla media mensile del fatturato dei corrispettivi del 2019. Questa percentuale varia a seconda dei ricavi e dei compensi registrati nel 2019. Quindi, come vedete in questo elenco, le percentuali vanno dal 60% al 20%, a seconda dei ricavi registrati nel 2019. In particolare il 60% riguarderà i ricavi di coloro che hanno ricavi compensi 2019 inferiori a 100.000 euro, 50% coloro che superano i 100.000 ma sono sotto i 400.000 euro di ricavi compensi, 40% per i ricavi che vanno dai 400.000 al milione, 30% per coloro che hanno come ricavi compensi 2019 che superano il milione ma sono sotto i 5 milioni di euro, e infine l'ultima aliquota è il 20%, da applicare sempre con lo scostamento di cui prima, nel caso in cui i ricavi compensi del 2019 superano i 5 milioni di euro, ma non l'importo massimo di 10 milioni di euro, che come ricorderete è il primo requisito
da avere, da non superare, il primo limite alla scoglio da non superare per poter richiedere il beneficio, per poter chiedere il contributo. In generale, applicando queste percentuali, se qualunque importo risultasse, comunque non può essere inferiore al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per tutti gli altri soggetti come gli imprenditori. Quindi se dalle percentuali dovesse, all'applicazione di queste percentuali dovessero uscire importi più bassi, comunque spettano questi valori minimi. D'altro canto è previsto anche un limite massimo di questi contributi che non possono superare i 150.000 euro. Ora, come abbiamo detto, naturalmente questo contributo è stato molto allargato a una platea molto vasta per quanto riguarda i soggetti neocostituiti, cioè tutti coloro che hanno aperto la partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018 potranno usufruire, richiedere questo contributo, a patto naturalmente di aver mantenuto aperta la partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto del 23 marzo scorso. E perché dico che naturalmente è stata molto ampliata la platea delle soggetti neocostituiti che possono beneficiare del contributo? Perché in questo caso non rileva il decremento del 30%. Quindi coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1 gennaio 2019 in poi, anche se saranno tenuti a calcolare la media mensile di fatturato 2019-2020 per vedere lo scostamento registrato, non rileverà il fatto di avere avuto un decremento di almeno pari al 30%. Su questi soggetti che hanno avuto un decremento, che può essere quindi inferiore al 30%, si applicano le medesime percentuali che abbiamo visto prima, del 60, 50, 40, 30, 20%, a seconda naturalmente dei ricavi e dei compensi dichiarati nel 2019. E resta ferma naturalmente la misura minima dei contributi di 1.000-2.000 euro, a seconda del soggetto che richiede il contributo. Ma addirittura, se vogliamo, i soggetti neocostituiti possono richiedere il contributo previsto dal decreto sostegni anche se hanno avuto un incremento di fatturato nel 2020. Quindi se lo scostamento tra fatturato medio mensile 2019-2020 non sarà negativo ma sarà positivo, comunque questi soggetti avranno diritto a richiedere il contributo, non dovranno applicare le percentuali dal 60 al 20% perché evidentemente nel loro caso non ci sarà stato un decremento di fatturato, avranno semplicemente diritto all'importo minimo previsto per legge di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Quindi qui c'è stata evidentemente la ratio di questa estensione dell'ambito di applicazione del contributo è stato proprio quello di come dire, sostenere i consumi, la liquidità dei piccoli contribuenti o comunque di tutti coloro che hanno avviato attività a partire dal 2019. In poi. Questa precisazione del fatto che la riduzione del 30% di fatturato non rileva per i soggetti neocostituiti non era così chiara in una prima versione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ma è stata proprio in data 29 marzo, quindi pochi giorni fa, è stata precisata dalla parte dell'agenzia. Quindi tutti coloro che dal 30 di marzo, come diremo, dal 30 di marzo sono aperte le richieste, potranno chiederlo tranquillamente il contributo minimo di 1.000-2.000 euro. Ora, come si richiede il contributo a fondo perduto? L'agenzia ha pubblicato un modello ministeriale delle istruzioni, direi anche abbastanza sintetiche e semplici da analizzare, in cui è presente un'istanza, una specifica istanza dove evidentemente andranno indicati i dati del richiedente il beneficio o dell'eventuale rappresentante legale. E in tale istanza bisogna dichiarare di essere un soggetto diverso da quelli esclusi dal provvedimento, quindi esclusi dal contributo a fondo perduto, quindi non essere un intermediario finanziario, un ente pubblico, un'attività cessata, eccetera. Andranno indicati i fatturati medi mensili che saranno stati già conteggiati da parte del contribuente. Quindi qui viene richiesta indicazione unicamente del fatturato medio mensile relativo al 2019
e al 2020, e ci sarà poi l'indicazione eventuale di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018. Questo proprio in virtù del fatto che questi soggetti non sono tenuti a verificare lo scostamento del 30%. Una grossa novità, se vogliamo, su questo contributo a fondo perduto è che potrà naturalmente, in questa istanza potrà essere richiesto l'accredito sul conto corrente del contribuente del contributo che risulterà da questo conteggio. In questo senso nell'istanza dovrà essere indicato l'IBAN del contribuente che richiede il contributo. Tempi tecnici, diciamo, per ricevere l'accredito, hanno detto, dovrebbero essere abbastanza brevi, si parla di una decina di giorni da quando l'istanza è stata accolta, ma poi vedremo naturalmente. Ma la grossa novità è che il contribuente potrebbe anche scegliere, anziché ricevere l'accredito del contributo sul conto corrente, anche quello di richiedere il riconoscimento di un credito d'imposta pari al contributo. Credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione di sostanzialmente tutto ciò che si può pagare tramite F24, quindi imposte, contributi previdenziali e altre somme, diciamo, versamenti che solitamente si eseguono tramite F24. Ora sicuramente la maggior parte dei contribuenti potrebbe chiedere magari l'accredito sul conto corrente, però ci potrebbero essere dei soggetti che magari hanno scadenze impellenti di versamenti, di imposte, di contributi di altra natura e che quindi preferiscano poter utilizzare subito il credito d'imposta, perché evidentemente mettere l'accredito del conto corrente ha dei tempi tecnici necessari prima di poterselo vedere su accreditato. Il credito d'imposta, una volta che l'istanza sarà totalmente accolta, potrà essere utilizzato subito in compensazione. Quindi diciamo che il legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno concesso al contribuente la facoltà di scegliere se l'accredito diretto sul conto corrente o l'utilizzo in compensazione con F24. Dopodiché, naturalmente, l'istanza, come qualunque ormai dichiarazione e comunicazione da fare all'agenzia, va fatta esclusivamente in via telematica, quindi attraverso i consueti canali telematici utilizzati per gli adempimenti fiscali, quindi attraverso il desktop telematico piuttosto che attraverso il servizio web di fatture corrispettivi che si trova all'interno dell'area fisco online o Entratel dei contribuenti. Queste richieste telematiche sono partite già dallo scorso 30 di marzo 2021 e ci sarà tempo fino al 28 maggio 2021 per presentare queste istanze. Non è un click day, quindi non vale la data in cui si è fatto richiesta dell'istanza per essere, come dire, privilegiati nel riconoscimento o meno di questo contributo, e quindi il contribuente potrà con tutta, diciamo, calma presentare le proprie istanze in questo arco temporale, soprattutto magari per quei soggetti, come dicevo prima, per cui l'applicazione del contributo non è ancora stata del tutto chiarita, magari soggetti che hanno avuto operazioni straordinarie in corso, che hanno avuto quindi cessazioni di attività e che quindi non sanno esattamente come comportarsi per la richiesta del contributo. È molto probabile che da qui al 28 di maggio l'Agenzia delle Entrate pubblicherà evidentemente delle documenti, delle circolari amministrativi dove verranno magari spiegati questi aspetti ancora da chiarire, che per legge devono evidentemente essere tutti risolti, e comunque anche in sede di conversione del decreto sostegni è possibile che vengano meglio specificati certi aspetti non del tutto chiariti ad oggi. Una volta presentata l'istanza in via telematica, evidentemente bisogna attendere, come qualunque comunicazione e dichiarazione fatta all'agenzia, una ricevuta di accoglimento o meno, quindi l'istanza potrà avere un esito negativo con conseguente scarto, potrà avere un esito positivo, in questo caso ci sarà l'emissione del mandato di pagamento del contributo oppure il riconoscimento del credito d'imposta nel caso in cui il contribuente abbia deciso di avvalersi della compensazione del contributo in F24, oppure potrebbe anche esserci una ricevuta di sospensione dell'istanza nel caso in cui siano rilevate incongruenze, siano necessari ulteriori controlli.
Naturalmente, in caso di scarto dell'istanza, il chiedente, il contribuente, potrà trasmettere una nuova istanza sempre entro il termine del 28 maggio 2021. Ora, la motivazione che potrebbe stare alla base del rigetto, della sospensione di istanza, bisogna vedere da che cosa potrebbe essere motivata. Può essere che magari in questa prima fase di presentazione i controlli saranno forse magari di natura prettamente formale, nel senso, per esempio, per farvi capire, nel caso in cui sia stato indicato un IBAN errato oppure qualche dato anagrafico errato. Però può anche essere che, vista la possibilità da parte dell'agenzia di verificare i dati già dichiarati fino ad oggi da parte del contribuente, può essere che l'agenzia, magari anche sugli importi più significativi di contributi richiesti, possa fare una verifica sulla dichiarazione IVA presentata nel 2019, sulle liquidazioni periodiche IVA presentate nel 2020, e quindi il conteggi relativi alle medie mensili dei due esercizi, come dire, non risultino all'agenzia corretti e quindi possano magari essere motivo di sospensione di rigetto. In ogni caso, fino al 28 maggio ci sarà la possibilità di eventualmente rettificare e ripresentare l'istanza. Naturalmente, come tutti gli adempimenti, anche questo potrà essere eventualmente ravveduto da parte del soggetto che magari in una prima fase pensava di aver diritto al contributo e l'ha ricevuto, e in una seconda fase invece, in virtù magari di certe circolari ministeriali uscite nel frattempo, si rende conto di non averne diritto. In questo caso il soggetto potrà semplicemente riversare il contributo tramite F24 applicando interessi e sanzioni ridotte, però come se fosse un secondo le aliquote di riduzione previste per il ravvedimento operoso. Quindi il contribuente potrà comunque ravvedersi. Quindi, come tutti i contributi richiesti, anche quelli passati, è consigliabile comunque, dopo aver presentato e ottenuto il contributo, verificare che non siano cambiati magari i presupposti per poter chiedere il contributo, anche per evitare che magari questo contributo possa essere disconosciuto in caso di controllo da parte dell'agenzia, perché il disconoscimento di questi contributi da parte dell'agenzia ha sempre conseguenze abbastanza rilevanti, perché sono contributi pubblici, e quindi meglio, come dire, ravvedersi per tempo prima che arrivi magari l'amministrazione finanziaria a disconoscere il credito. Ora, questa, diciamo, è la parte teorica sostanzialmente del contributo. Ora, a conclusione, diciamo, della presentazione, vi ho fatto diversi esempi numerici anche per farvi vedere come può impattare una situazione rispetto a un'altra sul conteggio finale del contributo. E vi farò anche vedere come si compilano i modelli ministeriali con i dati di questi esempi numerici. Quindi ipotizziamo una società preesistente al 31 dicembre 2018, che sarà probabilmente una delle situazioni più frequenti. Poi, naturalmente, ci potrebbero essere società neocostituite nel 2019, nel 2020 magari le società neocostituite non saranno tante, nemmeno nel 2021. Quindi, diciamo, questa sarà la casistica più frequente. Ipotizziamo naturalmente che nel 2019 questa società Alfa abbia realizzato ricavi inferiori ai 10 milioni di euro, quindi il primo requisito viene rispettato. Dobbiamo a questo punto verificare il secondo requisito, quello dello scostamento del 30% della media mensile. Ora, nella tabella qui a destra, vedete che il fatturato complessivo nel 2019 è stato pari a 4.855.000, nel 2020 3.305.000. Questo significa uno scostamento del 32%. Avendo avuto quindi uno scostamento almeno pari al 30%, anche il secondo requisito da parte della società è stato soddisfatto. A questo punto dovremo conteggiare i fatturati medi mensili dei due esercizi. Quindi, essendo una società preesistente al 31 dicembre 2018, dovremo evidentemente dividere il fatturato complessivo 2019 di 4.855.000 per 12 mesi e avremo un fatturato medio mensile di 404.000 euro.
E il fatturato complessivo del 2020 di 3.305.000 per 12 mesi determinerà un fatturato medio mensile 2020 di 275.000 euro. Lo scostamento tra il fatturato medio mensile 2019, 404.000 euro, e del 2020 di 275.000 euro darà un decremento, che era quel meno 32%, di 129.182. Questa è la base di calcolo, diciamo, su cui andranno applicate le percentuali che avevamo visto prima. Prima avevamo visto, se torniamo alla precedente slide, che i soggetti che hanno un fatturato tra 1 milione e 5 milioni di euro, chiedo scusa, non un fatturato, ricavi compensi, tra 1 milione e 5 milioni del 30%, questi soggetti applicheranno un 30% su questo delta mensile. Quindi il contributo sarà evidentemente pari al 30% di 129.000, quindi pari a 38.755. Questo è il contributo che questa società potrà richiedere con la presentazione dell'istanza in via telematica. Quindi andiamo a vedere come si compila il modello ministeriale che trovate qua sulla destra. Come vedete è un modello piuttosto semplice, su un'unica pagina, quindi non c'è bisogno di indicare troppi dati. Bisognerà evidentemente fleggare il primo rigo, se leggete sulla destra in alto, soggetto diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge, del decreto sostegni, in quanto fleggando qua andate a dichiarare che siete soggetti che non sono esclusi dal contributo a fondo perduto. Il secondo requisito andrà verificato andando a indicare i contributi medi mensili 2019-2020, come vedete 404.000 euro e 275.000 euro, da cui si evince insomma che c'è stato uno scostamento superiore al 30%. Si indicheranno i ricavi compensi dell'anno 2019, che noi abbiamo detto essere compresi tra un milione e 5 milioni, quindi ci sarà questo flag ulteriore e questo flag servirà per applicare la corretta percentuale allo scostamento. Dopodiché ci sarà la scelta su come i contribuenti possono usufruire del contributo, quindi o si indicherà che si vuole un accredito sul conto corrente, in questo caso andrà indicato l'IBAN della società. Quindi su questo fate attenzione a indicare l'IBAN correttamente, perché un IBAN ovviamente indicato in maniera non corretta comporterebbe il rifiuto da parte dell'agenzia nell'erogazione del contributo, oppure il fatto di poter usufruire di un credito d'imposta di ricerca e sviluppo. Un credito d'imposta da utilizzare in F24 in compensazione. Naturalmente su questo poi l'agenzia pubblicherà il codice tributo da utilizzare in F24 per la compensazione in F24. Compensazione che non abbiamo detto, però che non è soggetta ad alcun limite rispetto ad altre compensazioni, quindi non richiede visti di conformità, non richiede limiti quantitativi, può essere liberamente utilizzato per qualunque versamento che viene eseguito tramite F24. Vediamo però a questo punto un esempio di una società costituita nel 2019. Ipotizziamo una società beta attiva dal 5 aprile 2019. Naturalmente il primo requisito, che è sempre valido per tutte le realtà, deve essere quello che nel 2019 deve aver registrato ricavi inferiori a 10 milioni di euro. Quindi ipotizziamo che questo requisito sia verificato. Il secondo requisito è che la società sia stata costituita successivamente al 31 dicembre 2018 e naturalmente qui abbiamo detto che la società è stata attivata dal 5 aprile 2019. Ora, in questo caso, anche qui andremo a calcolare delle medie mensili. Consideriamo un fatturato 2019 complessivo di 158.000 euro, 2020 di 117.000 euro. Come vedete qui la variazione non ha raggiunto almeno il 30%, è del meno 26%. Fosse una società preesistente, al 31 dicembre 2018 questa società non potrebbe usufruire del contributo. Dato che è una società neocostituita, invece, può usufruirne, anche se non abbiamo raggiunto la riduzione del 30%. Si calcoleranno i fatturati medi mensili per i due anni. Come ricorderete, sulle società neocostituite si considerano i fatturati e i mesi a partire dal mese successivo a quello di costituzione. Quindi il fatturato complessivo di 158.000 sarà quello determinato a partire da maggio a dicembre, senza considerare il mese di aprile. I mesi da considerare sul 2019 saranno quelli da maggio a dicembre.
quindi 8 mesi. Quindi 158.981 diviso 8 darà un fratturato medio mensile sul 2019 di 19.000 euro. Il 2020, naturalmente la società sarà sempre stata attiva, il fatturato complessivo andrà diviso per 12 mesi e in questo caso abbiamo un fatturato medio mensile di 9.000 euro. La differenza tra i fatturati medi mensili del 2019 e del 2020, 19.883 meno 9.770, dà un delta mensile di 10.103. Ora qui siamo in un caso di società, abbiamo ipotizzato ricavi che sono intorno, insomma, poco sopra i 100.000, quindi allineati più o meno al fatturato. Se torniamo alla tabella di prima, andiamo a verificare che i soggetti che hanno ricavi del 2019 inferiori o pari a 100.000, superiori a 100.000 euro ma sotto, inferiori ai 400.000, applicano una percentuale del 50%. Quindi a questi 10.103 si applicherà il 50%, che ci darà il contributo da richiedere pari a 5.052 euro. Questo è il contributo che questo soggetto neocostituito potrà richiedere. Come si compila il modello ministeriale? Anche qua si dichiara che il soggetto che sta richiedendo la società beta è un soggetto che non è escluso da quelli che possono beneficiare dell'agevolazione. Si indicano anche qui i due fatturati medi mensili, non tanto per verificare lo scostamento del 30% che non rileva, quanto per determinare la quota del contributo. Si indica la fascia di ricavi registrati nel 2019, abbiamo detto sostanzialmente tra i 100.000 e i 400.000, e soprattutto si indica il fatto che si tratta di un soggetto costituito dopo il 31 dicembre 2018. A questo punto il soggetto potrà comunque scegliere se farsi accreditare l'importo oppure procedere con la compensazione F24. Andiamo avanti ancora col caso ulteriore di una società gamma costituita nel 2020, evidentemente una società costituita nel 2020 non era in vita nel 2019, quindi questo è l'unico caso in cui, diciamo, oltre a quello successivo che vedremo, nel 2019 non si può verificare il superamento dei ricavi di 10 milioni di euro nel 2019. La società, essendo stata costituita nel 2020, avrà fatturato soltanto nel 2020, determinerà un fatturato medio mensile parametrato sui mesi successivi a quelli del mese di costituzione, quindi 113.000 euro sarà il fatturato da marzo a dicembre 2020, diviso i 10 mesi, da marzo a dicembre, darà un fatturato medio mensile di 13.000. Questa determinazione del fatturato medio mensile non ha però incidenza sulla determinazione del contributo, perché evidentemente in questo caso non si ha una riduzione di fatturato su cui applicare le percentuali che abbiamo visto prima. Il fatturato non può essere apportato a nulla perché nel 2019 la società non esisteva. In questo caso il legislatore e l'agenzia hanno comunque riconosciuto il contributo minimo previsto per legge, che per le società è pari a 2.000 euro, mentre per le persone fisiche è di 1.000. Quindi nel modello ministeriale che si dovrà compilare si indicherà che il soggetto non è escluso, ma non è escluso per il fatto di non aver avuto fatturati inferiori a 10 milioni di euro perché nel 2019 la società non esisteva. Però in ogni caso non è un soggetto intermediario finanziario, ente pubblico o altro tipo di soggetto che invece sarebbe escluso. Si può indicare la media, però che anche qui evidentemente non ha rilevanza, non c'è un ricavo, non ci sono ricavi o compensi del 2019 da indicare per applicare una percentuale, perché nel 2019 la società non esisteva, andrà però indicato che il soggetto è stato costituito successivamente al 2018. Quindi in questo caso ci sarà anche qui il riconoscimento del contributo minimo previsto per legge di 2.000 euro. Che potrà essere sempre scelto in compensazione o in accredito sul conto corrente. Infine, l'ultimo esempio, giusto per completare le varie casistiche che si possono avere, c'è una società che si è costituita nel 2021, che potrebbe esserci naturalmente in questo caso. Evidentemente, qui non abbiamo né fatturato nel 2019 né fatturato nel 2020, la società non esisteva in questi due esercizi, quindi non ci sono nemmeno mesi da considerare per il conteggio della media mensile.
perché nel 2019 e nel 2020 la società non era attiva. Quindi non c'è nulla da calcolare e nonostante ciò la società costituita nel 2021, evidentemente prima del 23 marzo 2021, questo per evitare abusi nelle richieste del contributo, spetterà comunque il contributo minimo previsto per legge di 2000 euro. Qui il modello è estremamente semplice da compilare perché bisogna semplicemente dichiarare che il soggetto non è escluso, non è tra quelli esclusi dal contributo, non c'è nessuna fascia di ricavo di ricavi o compensi 2019 da indicare, non c'è nessuna media mensile sul 2019-2020, andrà indicato semplicemente che la società è stata costituita dopo il 31 dicembre 2018. Anche in questo caso, naturalmente, il contribuente neocostituito potrà scegliere se chiedere l'accredito oppure la compensazione in FE24. Ricordiamo che la scelta tra accredito sul conto corrente e compensazione in FE24 è libera. Non ci sono requisiti particolari per scegliere un'opzione piuttosto che l'altra. Può essere modificata dopo aver presentato l'istanza, finché l'istanza non è stata totalmente accolta. Una volta accolta però l'istanza, la scelta è irrevocabile, quindi non si potrà tornare indietro. Quindi, secondo le esigenze dei contribuenti che avranno richiesto il contributo, potrà essere scelta una forma piuttosto che l'altra di sovvenzione. Quindi diciamo che questo è il quadro generale del contributo a fondo perduto del decreto sostegno, un contributo che evidentemente abbraccia un'ampia platea di soggetti, molto più ampia magari rispetto ai precedenti contributi, che così come erano stati pensati avevano l'intenzione magari di andare a beneficio soprattutto di certe categorie di soggetti, però ponendo troppi vincoli, limiti e complicazioni determinati anche dal fatto che i soggetti dovevano essere individuati in base ai codici Ateco, avevano, come dire, da un lato non erano andati incontro a chi effettivamente aveva avuto bisogno di queste sovvenzioni, dall'altro lato molti si sono scoraggiati nel richiedere questi contributi. Si sono avuti magari anche situazioni un po' paradossali dove alcuni si sono resi conto di aver sempre usato un codice Ateco sbagliato e quindi in corso d'opera ha dovuto cercare di rettificarlo. Per evitare tutte queste situazioni, il legislatore ha deciso di togliere completamente questa indicazione, di dare un'agevolazione ad ampio raggio a tutti i contribuenti. E diciamo che nell'intento del legislatore questa finalità di semplificazione, di ampliare la platea di soggetti beneficiari sicuramente è stato raggiunto. Se vogliamo, sono stati un po' disattesi quelli che potevano essere, insomma, le speranze sugli ammontari dei contributi di cui potevano beneficiare i soggetti, perché talvolta applicando queste percentuali sullo scostamento di una media mensile tra 2020 e 2019, a volte risultano importi che incidono molto poco su certe società medio-grandi. Sui piccoli, magari sui piccoli soggetti, invece, magari i contributi possono incidere magari un po' di più, perché come abbiamo visto, soprattutto sui soggetti neocostituiti, non ci sono meno vincoli, è comunque riconosciuto il contributo minimo previsto per legge. Questo è in sostanza il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegno. Qui in fondo alle slide ho trovato i miei riferimenti, le slide comunque verranno resi disponibili sul sito della CDO. Naturalmente sono sempre a disposizione degli associati che avessero dubbi e necessità di chiarimenti, possono quindi tutti gli associati contattarmi direttamente o tramite la CDO, ovviamente vi faranno avere i vostri riferimenti. Intanto quindi io vi ringrazio per l'attenzione e Mauro, direi che insomma sostanzialmente la nostra ora
l'abbiamo già fatta. esattamente. Tra l'altro ho notato e mi ha fatto molto piacere che tra esempi evidentemente che hai fatto e la spiegazione è stata direi molto esauriente. Come dicevi, oltre alle slide ci sarà anche il video per chi evidentemente ha voglia o interesse lo può anche rivedere. Noi lo manderemo comunque settimana prossima a tutti i soci perché è un tema molto caldo, per cui anche sull'aspetto operativo che hai l'aspetto operativo che hai dato mi sembra interessantissimo. Ruberei giusto una domanda se per caso qualcuno ha un'esigenza, dopodiché vi libererei. Andate liberamente, nel senso che siamo noi, per cui chi ha interesse la può fare. Se non c'è nessuno, pongo io una domanda. Prego, Andrea. Sto seguendo una società che fa servizi. Nel 2019 concentra molto fatturato sul finire dell'anno e poi lo fattura nel 2020 perché le tempistiche di fatturazione sono lunghe. Quindi se io guardo il mero fatturato, il proprio fatturato, non ho un calo del 29%. In realtà se guardo il fatturato, i ricavi di competenza, passo da 1.100.000 a 300.000, ho 300.000 euro che ballano da un anno con l'altro. E come mi devo comportare secondo lei? Allora, diciamo che ad oggi, in base a quelle che sono le istruzioni date dall'Agenzia delle Entrate, quello che fa fede, se si parla ovviamente di prestazioni fatturate con fatture immediate, quindi casi diciamo abbastanza classici, canonici, quello che vale è la data della fatturazione, la data di effettuazione dell'operazione. Quindi si parla di fatturato ai fini IVA, indipendentemente dalla competenza e dall'incasso. Quindi se anche, come dire, il grosso del fatturato fatto a inizio 2020 era di competenza del 2019, ma le fatture sono state emesse nel 2020, in questo caso io direi che qui il requisito del discostamento del 30% non c'è. Perché teniamo conto che la determinazione del fatturato, fatturato inteso ai fini IVA, è la medesima che era stata spiegata con i precedenti contributi nel periodo del primo lockdown. Quindi non ci discostiamo da quelle indicazioni. Tant'è che la stessa Agenzia dell'Entrata ha detto in caso di dubbi andate a verificare le circolari emesse l'anno scorso in occasione degli altri contributi. Quindi questo è una tematica che molti hanno e stando ad oggi diciamo che quello che vale è la data della fatturazione. Direi quindi che in questo caso non ci sono i requisiti se si parla ovviamente, non si parla naturalmente di una società neocostituita, ma di una società sempre esistente. Esatto, esatto. Grazie. Naturalmente questo problema, se posso, oggi c'è anche un articolo, ci sono alcuni punti ancora da chiarire, quindi per quello dicevo, dato che non si tratta di un click day, di lasciare magari verso il finire di questo periodo che è iniziato dal 30 di marzo scorso e finirà dal 28 maggio, aspettare in ultimo, adesso non proprio l'ultimo giorno, però gli ultimi giorni per presentare l'istanza, perché è probabile che magari certe cose vengano meglio chiarite oppure anche modificate, se vogliamo, anche in maniera significativa. Quindi direi che in questa fase magari si può procedere con le istanze, diciamo, più sicure e lasciare alla fine quelle più dubbie, anche perché ricordiamoci che stiamo chiedendo un contributo pubblico e se non spetta le conseguenze vanno anche al di là del puro aspetto amministrativo, quindi consiglio sulle situazioni più problematiche di attendere dei chiarimenti che evidentemente dovranno arrivare in tempo utile per poter fare la richiesta. Okay, grazie. Allora, grazie mille, non ruberei più tempo anche vista l'ora, ringrazio tutti, in particolare Emanuele, grazie mille, preziosissimo, e tra l'altro visto che siamo nelle vicinanze auguro anche a tutti una serena Pasqua. Anch'io, grazie Mauro, e colgo anche l'occasione per fare auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie mille, grazie. Arrivederci, ciao, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci, auguri. Auguri a tutti. Auguri anche a voi, grazie.